Quello che volevo. Adesso vi voglio portare in un campo, solo qualche slide, non voglio mettere più di 15-20 minuti su questo argomento, ma solo perché credo è importante nella ricerca di essere capace a un certo punto di dire, ma anche se tutti dicono di no, magari può essere sì. E allora vi porto in un concetto un po' strano, ed è il concetto che lo chiamo shifting the paradigm, vuol dire non breaking the paradigm, non rompere il paradigma, ma giusto shiftarlo, cioè fargli fare un 90 gradi in senso orario antiorario. E vi voglio portare un po' nel mondo dei metalli degradabili, che io trovo un mondo affascinante. Allora, guardate questo. Questo è, abbiamo inventato lo stent. Immaginiamo solo se lo stent. Per un momento, sforzo mentale, lo stent è lì, resiste alla pulsazione, l'arteria pulsa, lo stent riorganizza il remodeling che c'è nell'arteria e a un certo punto l'arteria è dilatata, sarà dilatata. A quel punto sarebbe interessante essere un mago e fare sparire lo stent. Perché tenersi uno stent dentro quando in fondo l'arteria è rimodellata? È stata dilatata, le cellule si sono riorganizzate, la matrice extracellulare ha seguito, è come se prendo l'orecchia e la tiro. E se voi la tirate per dei mesi, quell'orecchia diventerà più lunga. Pensate veramente che il momento che la lasciate l'orecchia ritornerà? Dopo mesi? No. Quindi il rimodellaggio dell'arteria, dei vasi, ci permette di pensare che se fossimo capaci di far sparire un metallo, all'interno del cuore sarebbe geniale. E per il momento prendete questa informazione. Quando ero studente al Politecnico di Milano, che comunque è una delle prime università, pensate che il Politecnico di Milano ha incominciato bioingegneria nel 66 e pensate invece che MIT ha incominciato bioingegneria nell'87. Quindi 20 anni prima c'era già un programma di bioingegneria in Italia. Quindi sono molto thankful. Ma il mio professore in biomateriali dell'epoca diceva sempre, me lo ricordo benissimo, diceva sempre, mi raccomando, dite, non andate nelle ditte a fare casini. Dice, se mettete un metallo nel corpo, deve essere corrosion resistant. Deve resistere alla corrosione. E quindi dice automaticamente, limitiamo. Acciaio inossidabile, cromo cobalto, nickel titanio, titanio, leghe di titanio per applicazioni dentistiche o ortopediche e null'altro, dice. Sarete mica scemi da mettere un pezzo di ferro che arrugginisce. Ma dico, ma siete state scherzando? E quindi il mondo è cresciuto così. Ancora oggi, se prendete le Biomaterials Book di Ratner, che ha fatto la terza edizione qualche anno fa, vedete che nei metalli c'è scritto must be requirements corrosion resistant. Nessuno si sogna di mettere nel corpo dei materiali, okay, che sono degradabili. D'accordo? Quindi, prima slide, lo stent dopo 6 mesi, 3 mesi non ha più bisogno di essere dentro il corpo. Secondo, i metalli devono essere corrosion resistant. Terzo, da un punto di vista clinico, pensate alle applicazioni pediatriche. 0,4% dei bambini che nascono nel mondo hanno una malformazione congenita al cuore. È tanto. 4 su 1000. Quindi vuol dire che non potete far nulla. Non potete neanche mettere un filo di sutura che non sia risorbabile, perché il cuore cambia talmente ogni mese che, ad esempio, se hai bisogno di una valvola cardiaca, bisogna aspettare che ha 15 anni. Quindi tra 0 e 15 anni vivrà in segregazione, da parte, senza correre. Ci sono malattie come il foramen ovalis, una connessione tra atrio destro e atrio sinistro, parte destra e parte sinistra del cuore. E quella è una connessione del 10% della gente ha. C'è gente che tra 0 e 15 anni non è capace di correre semplicemente perché il cuore non sono due pompe in serie, ma due pompe in parallelo. Quindi il sangue venoso e il sangue arterioso si mischiano sempre. Quindi ci sono diverse problematiche cliniche a livello pediatrico che per il momento sono messe in stand-by.
aspettiamo che il bambino cresca. Se muore prima, sarà un paziente in meno. Questo è quello che in maniera un po' fredda concludo io. Guardiamo, ci sono anche connessioni pratiche. Ci sono impianti che non possono essere spiantati se il loro posizionamento, ad esempio, non è ben fatto. Ho tutta la fiducia che dobbiamo avere nei nostri clinici, nei nostri chirurgi cardiaci. Ma in realtà l'errore è umano, non si può pensare su 1000 operazioni fatte in un anno, possiamo pensare che una percentuale bassissima, ma non zero, ci sarà di errori. E un momento che impiantano uno stent sbagliato, non necessariamente sbagliato perché è stato fatto di cattiva volontà, ma magari il paziente si è girato, o il paziente ha starnutito, o il chirurgo ha starnutito, o qualsiasi cosa. Lì avete uno stent impiantato per la vita male. Helsin, quella famosa notte che il chirurgo di Svizzera andò a Mosca per operarlo, ricevette 6 stent in una notte. 4 buoni, 2 per mancato posizionamento. Dove ne aveva 2 in più. Boh, non gli ha impedito di morire, ma comunque. Da un punto di vista biologico, fisiologico, il nostro corpo si rigenera. Quindi le strutture si rimodellano, quindi non siamo più nel 1970, quando pensavamo che un materiale inerte può sostituire un materiale vivente. Materiali inerti io li chiamo morti con i miei studenti. Noi mettiamo dei materiali morti con dei materiali viventi. L'arteria vive, è ossigenata. La parete arteriosa è un mondo. E invece la sostituiamo con un pezzo di teflon che è inerte. È lo stesso teflon col quale ricopriamo le padelle per renderle antiaderenti. È la stessa cosa. Quindi, da un punto di vista elegante, da un punto di vista pratico e da un punto di vista clinico, non abbiamo bisogno. Ecco perché io sono uno difensore fervente. Guardate nel nostro corpo, possiamo fare i buchi. Pensate veramente che se toglie l'anello il buco si richiude? Sì, se il buco è piccolo. No, se il buco è grande. E ho addirittura, questa è una foto che ho preso io in Indonesia. Questo in Indonesia, questo gli serve per mangiare. Lui tira giù l'anellino, se lo mette sul dito e poi mette dentro le salsine e ci puccia le fogliette e così mangia. Questo è il suo piatto che se lo porta sempre in giro e non c'è modo più semplice per portarselo in giro quando vivi con poco che metterselo nel lobby delle orecchie. E in più è grande, più è utile alla società e più ha diritto di mangiare tanto. Quindi, vedete? Quindi quello che vi voglio portare è una piccola rassegna veloce dei nostri lavori nel campo. Abbiamo incominciato 10 anni fa. Mi ricordo all'epoca Società Europea dei Biomateriali. Un professore di una certa età si alza dal fondo e dice: mi scusi, ma lei mi sta dicendo che lei vorrebbe mettere nel corpo dei materiali a base di ferro, a base di magnesio, che arrugginiscono? E gli ho detto: non in tutti i corpi, non in tutte le applicazioni, ma per certi corpi, per certe applicazioni sì. Oggi, se io dovessi avere un attacco di cuore o uno studente in Canada, glielo dico sempre: tu sei pronto a qualche ora, via, voli in laboratorio e mi fai uno stent di questo tipo. Vi farò vedere poi quale io vorrei se fossi io. Perché tu puoi impiantare da te stesso lo stent che vuoi, se trovi un chirurgo che te lo impianta. Quindi con questa studentessa eravamo stati tra i primi che avevamo sviluppato un... Perché da un punto di vista strutturale, se vuoi un metallo che resista alle sollecitazioni fisiologiche, deve avere un metallo che mentre si degrada resiste, quindi devi studiare in un bagno pseudofisiologico. Quindi avevamo valutato una marea di candidati. Questo ad esempio è 3 condizioni. Condizioni, credo che A è statico, B è dinamico e C invece è dinamico ma ad alto shear stress, quindi in una persona che è ad esempio ipertentesa. Se c'è ipertensione, guardate la statico o dinamico, se c'è ipertensione, quindi la superficie è lavata spesso, la corrosione aumenta. Quindi abbiamo fatto dei lavori pubblicati studiando lo spessore della corrosione in funzione quindi degli sforzi di taglio applicati alla parete, quindi della pressione che c'è. La seconda fase, quindi la prima fase è una fase di posizionamento. Io dico sempre: non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo messo un po' d'ordine.
Nella seconda fase, 2004 e ancora oggi, abbiamo fatto due lavori essenzialmente diretti da questi due studenti. Uno dall'Indonesia. Lui è un elemento veramente terribile. Mi si parlava prima di borse di studio. Vi spiego velocissimo perché non voglio prendervi troppo tempo, ma questo studente nel 2004 mi manda un'email e mi dice: io sono studente all'Università di Tecnologia di Bandung, vicino alla foresta nell'isola di Giava, e diceva: ho letto un articolo suo, e in fondo aveva letto questo articolo, e no, non questo, ma il precedente di questo in un giornale meno di alto livello, e quindi dice: voglio venire a fare un master. E dico: no, primo, al cazzo, vieni da Bandung. Secondo, un master è 2 anni. Terzo, qui parliamo francese, inglese. No, dico: guarda, facciamo così, tu resti lì, fai un master nel tuo paese, è un master in corrosione, in cose così, poi mi ricontatti e magari nel frattempo studi francese un po', e questo, e poi avrai tutto il pedigree necessario per venire in Canada e essere successful. Questo nel 2004. Nel 2005, alla fine, 18-20 mesi dopo, mi contatta e mi dice: si ricorda di me, sono Wendra, quello che voleva venire. Bene, il master è quasi finito e le sto scrivendo in francese, che sarà pieno di errori, però è il mio francese. E io dico sempre, quando parlo di Wendra, dico: come vuoi non trovargli una borsa di studio? Piuttosto avrei tagliato il mio stipendio. Ma gli è ovvio che gli trovo una borsa di studio, no, così. Questo nel 2005, alla fine, 2006, arriva in Canada, è partito da Bandung, dove faceva 30 gradi per 12 mesi all'anno, è arrivato in Canada a meno 36, il 28 di gennaio del 2006. E quindi ha incominciato un dottorato, adesso è professore a Singapore. Nel suo dottorato di 5 anni ha pubblicato 14 articoli. Come non vuoi dare una possibilità a uno così? Quindi lui è stato uno dei primi che... Quello che chiesi a Wendra è la cosa seguente. Non so, no, non ce l'ho. Certe volte la mostro, ma voi, ho detto, probabilmente siete più evoluti. Quindi, normalmente, quando ho entrato in dottorato, ho preso la tabella periodica degli elementi e gli ho detto: entra in ognuno di questi elementi e trovami quali sono gli elementi con cui possiamo fare delle leghe degradabili per il corpo umano. All'epoca nessuno aveva fatto questo. Abbiamo pubblicato in un articolo, oggi tutti fanno così. Se andate a una conferenza del campo, tutti arrivano con la tabellina periodica e dicono: guardate, noi prendiamo questo e quello. Quindi ce ne ho pochissimi. Ferro, magnesio, calcio, qualcun altro, ma non molti. Quindi lui aveva scelto il ferro e il manganese. Veniva proprio dalla sua idea. E il sogno era questo: fare una lega con composizione controllata. Sul parte delle leghe, lo so che voi non siete metallurgisti, ma neanch'io. Quindi ecco perché possiamo parlare di questo. La maggior parte dei metalli oggi sono prodotti in fonderie. Se non siete mai entrati in una fonderia, andate su YouTube. Prima regola per fare un dottorato, essere curiosi. Vai su YouTube e cerchi fonderia e guardi la fonderia. Polverosissimo, sporchissimo, caldissimo. Dici: madonna, ma io metto nel corpo dei materiali che arrivano da lì. Ma siamo pazzi con tutta questa storia di sterilizzazione. Oggi, nel 2013, possiamo magari fare un po' meglio per il corpo umano? E allora lui disse: sì che possiamo fare meglio, perché non partire da polveri? Con granulometria controllata. Polvere di ferro, polvere di manganeso, purezza estrema, 99.99. Non c'è silicio, non c'è carbonio, non ci sono cose strane. E dice: perché non facciamo un mixing, un compacting e un sintering, quindi una ricottura in un forno e finalmente in un laminatoio, e alla fine avremo delle barrettine così. Da queste barrettine facciamo fare dei cilindretti, e dai cilindretti mini tubi, dai mini tubi tagliamo gli stenti. Ricordo che questo è stato il secondo anno di dottorato di Wendra. Un giorno arriva nel mio ufficio, sapete, dopo 2 anni di dottorato ci sono momenti in cui dici: ma cazzo, cosa sto facendo? Qui non funziona nulla. E arrivò nel mio ufficio e mi disse: oh, ma dice, 2 anni che lavoro, non abbiamo un risultato, non siamo capaci ancora a fare un materiale. Però il manganese resta un sogno. E tu, dice, colpa tua, dice, mi dai tutti cose vecchie. Guarda, questo qui ha 30 anni, questo qui è un vecchio mixer, questo qui è un forno che nessuno vuole più. Insomma, ci ha messo un anno e da qui abbiamo tirato fuori dei materiali. Dei materiali che hanno proprietà meccaniche simili all'acciaio inossidabile. Dei materiali che possono allungarsi del 30%,
quando gli stent si deformano a 25, e dei materiali che hanno un modulo elastico super grande, dei materiali comparabili all'acciaio inossidabile, dei materiali non magnetici, dei materiali a corrosione controllata, dei materiali che si degradano più o meno come vogliamo. Nel 2010 una compagnia ha preso questo, ha preso questa idea, si sono presi un brevetto ed è una compagnia spagnola. Ci crediate o no, sono 3 anni che stanno provando a scale up a livello industriale quello che entra su quelli che lui chiamava gli instrument used and old. Non sono capaci di... Noi lo rifacciamo in laboratorio quando vogliamo, ma loro, a livello industriale, grandi compagnie del mondo della metallurgia e delle polveri, non sono capaci di riottenere, di scale up il sistema. Non sono capaci di avere una produzione di massa di metallurgia e delle polveri. Invece ce l'hanno, ad esempio, per certe parti dei motori, eccetera. Quindi questo ancora oggi ridevo, perché con lui abbiamo organizzato una conferenza qualche settimana fa in Indonesia, e ridevo perché dicevo davanti agli industriali, dicevo, ti ricordi? Quel giorno era incazzatissimo con me, mi dice, cazzo, lei mi chiede di essere competitivo col mondo intero, con macchine super vecchie, io voglio un laboratorio super nuovo. Dico, ma non è mica la macchina che ti fa andare lontano, sei tu come la usi. Questo era... Quindi... Questo è stato il primo parte. E poi qualcuno di voi, credo uno di voi, aveva risposto una bella cosa che adesso la ritroverete. Uno stent è super piccolo, pesa 500 mg, ha un diametro di 1,7 mm, ha uno spessore di 180 micron. E vi sembra ovvio? E vi sembra normale che dobbiamo fare tutto un processo così per arrivare a delle barrettine di qualche centimetro, per poi macchine utensili, tagliare dei tubi, forarli all'interno e con laser cutting buttare via 60-70% della parete per ritrovare lo stent che vi ho mostrato prima. Non è normale. Allora, con questa studentessa iraniana abbiamo detto, sogniamo e sogniamo grande. Vogliamo fare uno stent senza machining tools, senza macchine utensili, senza laser cutting. Oggi la nanotecnologia, qual è il sogno della nanotecnologia? A parte quello che abbiamo detto, le proprietà, ma quello lì resta a un livello scientifico. Il sogno vero per me è il seguente. Mi piacerebbe svuotare questa stanza e metterci 110 cassettini e su ogni cassettino scrivere un simbolo di un elemento: idrogeno, elio, carbonio, ossigeno, ferro, manganese, tutti. Se sono capace di far quello e poi qualcuno mi dà delle pinzette, io posso partire da questa tavola e atomo per atomo metterlo nel suo cassettino, giocare al Lego. E alla fine nella stanza non ci sarà più niente, ma io posso inventarmi uno stent nel quale metto un tappettino di ferro, più un tappettino di manganese, più un tappettino di qualcos'altro, posso fare il mio Lego. Se siamo capaci di giocare, il primo che sarà capace di giocare al Lego con la materia, con gli atomi, purtroppo non possiamo manipolarli nella sala, e quello è uno dei problemi, deterrà il potere nel futuro. Potere economico, finanziario, di innovazione, eccetera. Quindi quella è la cosa interessante. Quindi perché non utilizzare un metodo che viene diretto dalla nanotecnologia, che è il metodo dell'elettroforming? L'elettroforming è un metodo molto semplice, quasi idiota. C'è un anodo, c'è un catodo, e si fa passare dall'anodo al catodo degli compounds che si depositano e quindi arricchiscono. Cioè, oggi è utilizzato soprattutto per materiali e rivestimenti. Ad esempio, tutto quello che vedete dorato spesso non è oro dentro, ma è uno piccolo strato di electroplating, che non è electroforming, quindi non è tanto usato a livello strutturale. Ma guardate, possiamo fare una cosa così, dal quale possiamo fare un manufacturing di complex shape su un catodo o un anodo e giocando di questi. Quindi possiamo arricchire un catodo e alla fine possiamo avere una barretta che è molto simile alla barretta che avevamo ottenuto per metallurgia delle polveri. Attenti ragazzi, questa è una cosa che a me mi allucina e trovo geniale. Qua dentro c'è una soluzione pH 1.5 90 gradi. Facciamo un materiale che fonde a 1100, ma scaldando a 90 gradi. Questa è la magia ancora della nanotecnologia.
ed è un materiale che, guardate, questo è la sezione, la cross section, quindi super denso, non è poroso, è un materiale nei quali i grani sono super piccoli, quindi doppio interessanti, proprietà meccaniche super interessanti, degrada questo electroforming iron, questo electroformed iron senza trattamento termico, questo è con trattamento termico, questo è casted, questo è il lega ferromanganese sviluppato dall'amico indonesiano e questo è il magnesio. E guardate, sono tutti comparabili, quindi funziona. Guardate, questa è la prova, questo è uno stent tagliato con le cross, con il grain joint, e guardate qui la moltitudine di grain che ci sono qui. Più grain ci sono, più le proprietà meccaniche sono interessanti. Questi stent sono stent nanostrutturati. E questa è una cosa interessante. Questa è una tecnica che si chiama electron backscattering diffraction. Vi dà per ogni grano nel metallo l'orientazione degli atomi. Cioè gli atomi sono orientati secondo delle strutture cristalline diverse. Quello che vi dice è che abbiamo una crescita colonnare. E questo è super interessante. Possiamo fare dei mini tubi, possiamo tagliare degli stent e ci sono ditte che sviluppano. Oggi lavoriamo su nuove leghe di ferro, nuovi processi per alta purezza, nuovi processi bottom-up fabrication e nuovi superfici, trattamenti superficiali. Questa è l'idea alla base. Volete uno stent che si degrada e volete che mentre lui si degrada l'arteria diventa sempre più healed, sana, quindi arricchire l'arteria. La stessa curva l'avete per impianti di magnesio, per esempio, a livello dei membri e quindi per diverse parti, come possono essere. Quindi l'osso deve cicatrizzare più il materiale si degrada. Nel 2003 tutta questa storia ci davano dei matti, dicevano ma siete scemi. Volete dei materiali che degradano. Oggi questi materiali sono stati impiantati in animali, utilizzati da più di 20 compagnie nel mondo per cose esploratorie. Il primo materiale in magnesio è stato messo sul mercato qualche settimana fa. La Cina è dentro a fondo, con più di 40 ditte. Poi c'è uno o due professori che si occupano, in Germania una quarantina. E nel 2009 abbiamo fatto un primo congresso con una special issues. Nel secondo congresso nel 2010 qui in Italia a Maratea, dall'altra parte del Verso, nel terzo nel 2011 un altro congresso fatto in Canada, il quarto a Maratea e il quinto qualche settimana fa. E visto che vogliamo promuovere un unconventional thinking, portiamo la gente in posti super esotici, super fuori dal mondo, a prezzi bassissimi. Qui credo che, se mi ricordo bene, per gli studenti era 600 euro, 6 notti, 7 giorni, tutto incluso, alloggio, eccetera. L'unica cosa da pagare era 1000 euro arrivare a Giacarta con un aereo. Poi da Giacarta ti prendevamo e ti portavamo su questa isoletta, affittata in intero per noi. Non c'è nessun altro che abitava sull'isola, a parte le lucertole giganti da 1,5 metri. E quindi unconventional place for unconventional thinking for shifting the paradigm. Siamo molto fieri di queste conferenze. Se volete idee, www.lbb, voi trovate tutto, ma altrimenti biodegradablemetals.org e c'è tutto. Se qualcuno di voi vuole una special issue, mandatemi un'email con il vostro indirizzo e vi faccio recapitare una di queste 3-4 special issue. Quello che mi piace è da dire, anche se vi hanno sempre detto che la cosa non è possibile, non è fattibile, non esitate to challenge. Perché? Perché? Perché non posso fare un materiale? Non per tutto, ma per un bambino. Sarebbe geniale avere valvole cardiache. La cosa è talmente interessante che la FDA, che probabilmente conoscete negli Stati Uniti, sono loro che legittimano tutto quello che è impiantato nel corpo, comprese le aspirine. Per loro impiantato vuol dire preso a livello terapeutico. Ci hanno invitato un annetto fa, nel 2012, per insegnare alla FDA quali sono i parametri importanti, perché sentono che le ditte crescono e vogliono avere materiali degradabili. Quindi io sono fiero, perché mi dico, caspita, abbiamo invitato un nuovo campo a venire alla luce. Quest'anno c'è Dini in Germania che fa la stessa cosa il 4 novembre a Berlino. E guardate, la sala era piena di ditte e noi che parlavamo, e la cosa è veramente interessante. Va bene?
questo e finisce il punto di vista, no, non devo vendere subito la mesh. Quindi questo finisce il punto di vista unconventional, come vi dicevo. Avete domande per questo o no? Va bene? No, vai. Ma no. L'electroforming per fare appunto un approccio di tipo bottom up. Utilizzavate un substrato conduttivo su quale poi andavate a rivestire lo strato di ferro manganese, oppure avete utilizzato un supporto semiconduttivo, semi non conduttivo per avere in toto ferro manganese? No, deve essere conduttivo, hai ragione. Questa deve essere uno substrato conduttivo e in generale credo che abbiamo, se mi ricordo bene, è un catodo in acciaio o in ferro, una cosa così. Tuttavia bisogna favorizzare il... Allora, quando lo facciamo su cose piatte è una cosa conduttiva, è uno strato conduttivo piatto con rugosità superficiale controllata. Ma quando vogliamo avere... questo, un mini tubo, allora bisogna farlo su un piccolo tubo che è conduttivo ma è un metallo molto malleabile che fonde a bassa temperatura e che poi possiamo far fondere ciò che c'è all'interno. Credo che è una cosa a base di stagno o rame. Prego. Una cosa che mi stava venendo in mente in questo preciso momento. Se tipo avete un anodo già fatto tipo con un core metallico, fai conto ad esempio, e su questo siete andati a innestare delle parti non conduttive, no? Ah, certo. Fai conto che qui avevi degli innesti. C'è modo di fare la maschera, sì, fare un esatto. Masking e quindi avere... Sì, un deposito privilegiato su certe zone. Precisamente, se questi qua fai conto non sono conduttivi, tu ti ritrovi già la struttura nido d'ape, chiamiamola, del... Geniale, l'idea è super bella. Questo è fattibile in piano senza problemi. Il problema viene, questo è il problema del mio studente al dottorato attuale, è uno studente togolese che si sta confrontando con questo. Il problema viene quando tu vuoi fare crescere, mettiamo che questa è la superficie, questa è la vista dall'alto e questa è la vista dall'alto, questa è la vista, diciamo, particolare. Tu qui hai un masking, quindi hai le zone per poi avere degli stent, ok? Ma quando fai così e immaginiamo che questa è una sezione che c'è qui e tu guardi dal basso verso l'alto, il problema è che la crescita... Il problema è che il mondo dell'elettronica ha sviluppato tutto questo per superfici piane e questo è geniale. Ma quando io qui non voglio fare, se faccio crescere sulle zone non masked, avrò delle cose organizzate in, purtroppo, in radiale. E io non voglio radiale, io voglio parallelo. Non so se mi spiego. Io vorrei che lo stent ha una sezione così. Quindi quello che stiamo lavorando adesso è come avere, e qui bisogna usare dei campi magnetici, è una cosa un po' più complicata purtroppo, come avere uno stent che ha una sezione rettangolare, non una sezione trapezoidale. Cioè, non è veramente trapezoidale, ma capite quello che voglio dire. Cioè non voglio uno stent che ha una sezione radiale che diventa più fine, perché altrimenti è un casino dal punto di vista meccanico. Voglio una struttura rettangolare, di modo che così calcolo lo sforzo rispetto a quello che deve subire. Super interessante. È vero, sì. Che comunque parliamo tipo di, ricordo bene, questo qui è 80 micron, questo qui 80 micrometri, un millimetro e mezzo, esatto, di raggio, massimo, no? Esatto. Mm-hmm. Quindi è proprio piccolo, sì. Però ciò nonostante avete problemi, okay. Sì, tutte idee sono le benvenute, le ditte vogliono cose veramente parallele, ma questo è un progetto super interessante. C'è da dire anche che dall'altra parte le ditte, alle ditte piace il laser cutting, perché si fa bene, oggi il laser cutting è ben sviluppato e ci sono centri che lo possono fare. Però a livello scientifico, come vi dicevo prima, la scienza può fare di più e può fare meglio. E perché non provarci se siamo a livelli universitari e ci danno i mezzi per farlo? Va bene? Bella domanda. Prego. Volevo chiederle, riguardo ai metalli biodegradabili di cui parlava,
Io e la mia collega ci ponevamo una domanda, nel senso, ma nella misura in cui ho rilascio di calcio, più o meno siamo ok. Però quando ho dei materiali come il ferro o il magnesio, cosa succede a livello di tossicità e a livello anche di epatico, per esempio, o renale, nella misura in cui ho il rilascio di alcune particelle, anche nano, per esempio? Come lo risolvo questo problema? La risposta è la seguente. Bisogna fare la differenza tra tipi di impianti massicci e tipi di impianti fini e piccoli. Quando un impianto è piccolo, vuol dire inferiore al grammo, bisogna pensare che il grammo di impianto si degraderà in un periodo che va tra 6 e 18 mesi e ovviamente ci saranno degli ioni ferro 2+, 3+, magnesio, che si disperderanno dove? Allora, le analisi istologiche pubblicate mostrano che ci saranno dei debris nella zona intorno all'impianto e questi debris restano lì perché il materiale è impiantato nell'arteria, ad esempio, se è un'applicazione arteriale, quindi resteranno lì per qualche settimana e poi tranquillamente col flusso intracellulare se ne andranno. E dove li si ritrovano? Negli organi metabolici. E questa una grande parte si ritrova negli organi metabolici. Fegato, come si chiama? Spleen, milza, grazie, fegato, milza, pancreas, eccetera, negli organi dove c'è tanto sangue che circola. E saranno escretati per le vie normali, quindi feci o urine. C'è una piccola parte, che non è proprio così piccola, c'è il 30% più o meno invece che si ritroverà nei liquidi interstiziali e quindi sarà eliminata per via, come si chiama, il sistema linfatico. Ed è quello poi che si ritrova, ad esempio, unghie, capelli, peli, eccetera. Cioè gli animali con impianti hanno dei peli arricchiti in ferro, eccetera. Quindi da un punto di vista scientifico questo va ancora elucidato. Ma da un punto di vista clinico, i clinici non hanno nessun dubbio, e neanche la FDA, eccetera, che per i piccoli impianti non ci sono grossi problemi. Il problema sopravviene quando abbiamo ad esempio un impianto di anca, che è 400 grammi, e allora lì diventa. Ecco perché il campo ortopedico non ha delle grandi applicazioni per il momento, perché comunque gli impianti massicci implicano una quantità di materiale che è grande. A livello accademico io dico sempre, io non sono capace di far finanziare questi studi in Canada, perché il Canada è troppo applicato per questo, ma credo che un giorno dovrò mettermi a cercare un fondo internazionale che permetta di fare un lavoro completo, esaustivo, su vita, morte e dopo morte di ferro e magnesio impiantato in animali, da piccoli animali a grandi animali. Ci manca veramente un lavoro ben fatto che copra tutto questo. Ho idee, so come funziona, ma queste idee mi vengono da lavori industriali che purtroppo non sono pubblicati, non lo saranno mai, non sono brevettati, ma tutte le ditte con le quali ho lavorato hanno fatto degli studi tra 12 mesi e 36 mesi di impianti in animali, quindi si sa cosa fa e dove va, ma non è pubblicato, e questo è veramente un peccato. E le ditte non vogliono pubblicare per non dare vantaggi concorrenziali all'altra ditta, e questo trovo veramente stupido, perché ci sono ditte che fanno errori e che continueranno nell'errore, e questo è un peccato, ma è così. Ecco perché anche la comunità europea è difficile far sovvenzionare questi fondi. Ci proviamo da anni con un collega di Roma, dell'Istituto Dermopatico, un chirurgo vascolare che ci tiene molto al campo, ma non abbiamo ancora avuto successo, e quindi bisogna perseverare, come si diceva prima. Perseveriamo, un giorno arriverà una fondazione privata che entrerà in questo, sono sicuro. Quindi la domanda è molto pertinente. Oggi non c'è nulla che spiega bene dove vanno le cose, come funzionano. Okay, sulla clearance mi avete dato la risposta. Volevo solo chiederle una cosa. Quando voi avete iniziato a parlare di metalli biodegradabili e quindi la possibilità di fare questi stent,
La prima domanda è se uno stent nasce, diciamo, un insieme di metalli nati. Ho visto una slide in cui si faceva delle diverse percentuali di diverse componenti e quindi mi chiedevo se studi, non so se posso parlare di emivita, di uno stent. Se voi avete fatto studi di questo tipo e se chiaramente giocando sulla percentuale dei diversi metalli è possibile insomma allungare o diminuire, perché immagino che parlando di stenosi, no? Dove chiaramente c'è un diverso livello di gravità, immagino che anche lì si possa intervenire per periodi più o meno lunghi. Mi chiedevo se voi avete fatto studi di questo tipo. La domanda è molto pertinente, molto interessante. Allora, studi ci sono, tuttavia la tendenza nel campo per il momento è quella di usare leghe o monoelementi o binarie, due elementi, ma non di più, perché per limita, e se c'è di più sono elementi in tracce, come ad esempio nel caso del magnesio si lavora molto con le terre rare, l'itrium eccetera, ma in percentuali piccolissime. Perché? Perché più ci sono elementi, più ci sono possibilità di fare ioni composti eccetera. Lo stent degradabile ideale è uno stent composto da uno o due elementi chimici di cui la tracciabilità, e come dice lei giustamente, è una bella definizione, non è stata fatta, il tempo di mezza vita, cioè il tempo necessario allo stent per perdere metà della sua parte strutturale, può essere modulabile. I lavori oggi, e anche l'ultimo congresso qualche settimana fa, erano molto, 5 anni fa erano molto sui nuove leghe, oggi è molto sul come rendere la lega tunable da un punto di vista della corrosione. Cioè la gente vorrebbe poter dire: ho un'applicazione pediatrica, ho bisogno di uno stent che in 3 mesi sparisce, e poter dire allora usa il ferro in tali condizioni, con tali grani e con tali trattamenti superficiali, oppure voglio una lega di 18 mesi, lì devi usare tale altra lega. Questo è un po' il sogno. C'è un'iniziativa in America, si chiama un ERC, un Research Center sovvenzionato da National Science Foundation, hanno dei milioni come sempre, però hanno l'idea interessante di fare un database, collezionare tutto ciò che è pubblicato. Quindi no, è un campo nuovo, quindi ci sono tante quello che manca, quello che è difficile è finanziare questi progetti, perché ad esempio personalmente ho molti fondi industriali che però possono raramente arrivare a pubblicazioni, e questo è il peccato. E ogni volta che ho domande di fondi nazionali o internazionali, anche alla Comunità Europea, anche se sono stato presidente di diversi comitati di Comunità Europea per anni, non sono mai riuscito a far finanziare questo, perché la gente dice è un lavoro, non c'è abbastanza innovazione, è un lavoro, l'idea è nuova, però quello che chiedete è un lavoro super biologico e troppo di base, può farlo una ditta, e le ditte lo fanno, però non lo pubblicano, e quindi la gente non impara dagli errori, e questo è certo. Bene, sono contentissimo, andiamo alle domande. Allora, vi volevo portare adesso in un mondo un po' nuovo, che è il mondo di questo, guardate. Questo lo riconoscerete tutti, ma la voglio prendere da lontano perché non so bene. Questo è un vecchio film, però a me piacciono i vecchi film. Adesso dopo lo vedete com'è. Questo è un vecchio film nel quale si cambiano le facce. Allora, per cambiarsi la faccia, prendono l'impronta dell'orecchia e gli rifanno l'orecchia a Nicolas Cage, gli mettono l'orecchia dell'altro, dimentico il nome temporaneamente, John Travolta, bravo. Quindi la manipolano con attenzione, con il laser hanno polimerizzato, adesso arrivano qui con un laser e fanno la cicatrizzazione. Ci sarà il giorno che questo è possibile? Sì, perché nel 1975-80 io guardavo dei film dello spazio, si diceva che si andava sulla Stazione Spaziale Internazionale, e tutti dicevano sì, sono baggianate, al nord le chiamano così le cose che non si realizzeranno mai, e in realtà si sono realizzate, perché oggi si va. Quindi ci sarà un giorno in cui qualcuno vi taglierà, no, vi potrebbe rimpiazzare dei pezzi con altri pezzi, quindi con sistemi di suzione eccetera. E questo mondo è il mondo che, se la portiamo un po' più scientifica, è il mondo che permette. In fondo, gli ingegneri fanno delle analogie certe volte stupide. Questa è un'analogia. Dice, se l'uomo da dei mattoni è stato capace di fare dei muri, mi sarebbe piaciuto prendere un'immagine di una torretta, da qui che ce ne sono tante sulla costa, e dire, se dai mattoni semplici hanno fatto torrette,
Hanno fatto torrette non adesso, dove ci sono le gru, eccetera. Hanno fatto torrette centinaia di anni fa, quando in fondo non c'erano gru, non c'erano camion, eccetera. Quindi noi possiamo pensare, per semplici biologi, di prendere qualche cellula sola in un piccolo petri e finalmente mettere insieme e fare una struttura così perfetta da essere un'arteria. Questa è l'invaginazione, non so se dice esattamente così, ma se è invagination. E quando tagliate l'arteria, le cellule muscolari si contrattano e quindi l'intima si contratta, ma in realtà non è contrattata, quando è impiantata è completamente liscia. Qui diventa contrattata perché appunto è talmente vivente che ci sono delle cellule muscolari. Ci sono due grandi mondi per pensare di ricreare degli organi in laboratorio, probabilmente conoscete già. Questo però è un articolo nuovo in Nature Cardiology che abbiamo pubblicato noi qualche mese fa. Il primo è auto-assembling, questi sono i biologi puri, quelli che dicono datemi qualche milione di cellule e io vi rifaccio l'organo che volete. E c'è un laboratorio al mondo che si chiama il laboratorio di organogenesi sperimentale. Loro lavorano sulla vescica, lavorano sulle protesi mammarie, lavorano sul cuore, eccetera. E sono a 500 metri dal mio laboratorio. Quindi siamo veramente nello stesso campo e ci conosciamo, ci frequentiamo. Tuttavia dico sempre a loro, vi auguro di riuscire, sarebbe geniale. Tuttavia il giorno che riuscite dimisticherete la nozione della vita, perché sarete capaci da qualche cellula in laboratorio di far crescere un organo e eventualmente altro. Noi siamo più ingegneri, quindi ci piace pensare che il muro di Cina o la torretta non l'hanno fatta solo i mattoni, l'hanno fatta gli uomini con i mattoni e delle strutture di sostegno. Quindi abbiamo bisogno di strutture di sostegno, che li chiamiamo scaffold. Scaffold è veramente un ponteggio che ci permetterebbe di aiutare le cellule a riorganizzarsi e a ricreare degli organi. E quello che abbiamo fatto, quindi potete usare degli materiali naturali, dei materiali sintetici, o potete anche pensare di prendere delle matrici decellularizzate. Prendete delle matrici da cadaveri, togliete tutte le cellule, lo rendete, io dico sempre, un cuoio, e finalmente riprende il cuoio che già fu biologico, adesso non l'è più perché è trattato chimicamente, e rimetti le cellule. Personalmente quello che mi intriga è la cosa seguente. Questo è quello che il 90% della gente fa. Prende un materiale, lo processa e fa degli scaffold. La più parte, potete fare questo in polimero, in collagene, in seta, in metallo, in ceramico, in vetro. E questo è interessante. Una volta che avete il vostro materiale poroso, e lì, dico sempre, scusate la parolaccia, ma e lì sono cazzi adesso. Perché prendi la cellula, mettila su un materiale poroso e digli alla cellula, cara mia, invece di stare alla luce del sole, mo tu te ne entri nel poro. E quello è un poro non comunicante o comunicante, te ne vai fino in fondo al poro. E il poro, certe volte, è 2 millimetri più sotto della superficie. Ma chi di noi gli piacerebbe entrare in un buco da topi e andare fino in fondo, che potrebbe essere dei metri più lontano? A nessuno. Quindi le cellule non piace. Io dico sempre, perché obbligare la gente a fare cose che non piace? Perché obbligare le cellule a fare delle cose che non le piace? Allora noi cosa facciamo? Guardate, partiamo da una matrice che è proteinica, quindi da un materiale che è una proteina, che è il collagene. Poi vi racconto come lo facciamo. Mischiamo il collagene con le cellule. Allo stato puro, allo stato liquido. Quindi abbiamo una soluzione, un mangiabevi di cellule collagene che non è ancora nella forma finale. Vuoi un'arteria? Lo estrudo secondo un cilindro. Vuoi un legamento? Lo estrudo secondo un cilindro pieno. Vuoi un cuore? Ne faccio una cavità sferica. Vuoi un polmone? Ti faccio una mosso con collagene e cellule. Uso la cellula come un atomo, come una molecola. Uso la cellula come una componente essenziale di un materiale che è un collagene, che è un materiale proteinico. Mi capite la differenza? Il vantaggio di fare questo, ed è questo che ci ha valso l'articolo in Nature, il vantaggio di fare questo è che poi avete una strutturina cilindrica
Allora, in Canada lavoriamo solo su cardiovascolare, però abbiamo collaborazioni internazionali. Quando presentavo questo a Hong Kong, il collega di Hong Kong dice: cazzo, io ho 20 anni che lavoro sul legamento, ho bisogno di estrudere cellule con materiale. E dico: usa il nostro collagio. Allora, noi forniamo in cellule Hong Kong, noi forniamo in collagene Hong Kong, loro aggiungono le cellule, estrudono e finalmente hanno dei cilindretti che sono molto elastici. Poi vi faccio vedere qualcosa che vi... Quindi, quando avete la vostra struttura, io qui indico un cilindro cavo, potete farla invecchiare, potete farla maturare e potete eventualmente poi rimetterla nell'uomo. 2 minuti solo per dirvi, è un peccato comunque far tutto sto casino per poi dover riaprire l'uomo e mettergli la nuova arteria. Il sogno tra 20 anni sarebbe di ingettare. Sarebbe di... Hai avuto un infarto? Prendi una siringa, ti ingetto delle nuove cellule. Hai un aneurisma nella gamba? Prendo le cellule, le ingetto e faccio. Domanda? Nel caso dell'infarto del miocardio, in cui si è danneggiato il muscolo cardiaco, mi viene da pensare che non ho bisogno di uno scaffold che abbia una forma cilindrica, ma immagino più un qualcosa di come un fogliettino, se vogliamo. Era solo un esempio. Possiamo fare cilindri cavi, possiamo fare fogliettini, fare quadrati, perfetto. Possiamo fare putrelle, no, possiamo fare qualsiasi cosa. No, possiamo fare anche layer by layer, possiamo fare... Poi vi faccio vedere. Quindi alla base, l'idea è la seguente. Prendete cellule. A noi piace il maiale, però piace più il vero maiale che è l'uomo. Quindi abbiamo solo cellule che vengono da un veno umbilicali. Siamo in un ospedale, 2 piani sopra ci sono il... Give birth, come si chiama? Ci sono le mamme che producono i bambini. Madonna. Mi manca il nome, che è accoucher en français, give birth in English, che partoriscono. Ci sono le mamme che partoriscono e quindi recuperiamo le vene... Scusate, vedete? Vedete andare in italiano? Recuperiamo le vene ombelicali. Ci sono le gestanti, brava. Recuperiamo le vene ombelicali, dopo consenso, con cose etiche, eccetera, le insegniamo e quindi abbiamo... frigor pieni a meno 80 gradi di cellule, cellule endoteliali, cellule muscolari lisce, fibroblasti e anche gelé di Darton che vengono da vene ombelicali. Facciamo scaffold, quindi collagene o no, questo è un collagene non idratato, e poi mettiamo scaffold a lavorare con cellule. Fino a qui, amici miei, non valeva la pena che venivo dal Canada a raccontarvi niente, perché fino a qui c'è il 95% della gente che lavora così. In biologia tutti conoscono i petri dishi, tutti lavorano in piano e tutto è facile e tutto funziona bene. Quando vi dico però che introduciamo il concetto di cultura cellulare in 3 dimensioni, dinamica, cioè coltiviamo cellule mentre girano, mentre le cellule colonizzano la struttura. Adesso vi spiego come. Abbiamo sviluppato un piccolo sistema, guardate, lui è molto facile, deve partire da solo, se non parte da solo lo faccio partire io. Lui è molto semplice. Io dico, nel corpo umano non c'è niente di statico, io mi muovo, ma le mie cellule si muovono, la pulsazione cardiaca è comunque presente. E perché allora non facciamo delle culture cellulari dinamiche? Questo non è buon segno, ma non è grave, c'ho il film a fianco. Vedete? Fai cultura cellulare mentre il substrato si contrae. E credeteci o no, cells like to be stressed. Le cellule adorano lo stress. Adorano lo stress perché su una struttura di collagene di base, le cellule stressate, quindi vuol dire deformate, adorano talmente che velocissimamente diventano confluenti e in più si ancorano al collagene che c'è e si organizzano secondo lo sforzo che le do. Producono del nuovo collagene, producono la loro matrice extracellulare. Sono date super recenti, quindi certe cose sono in francese e altre in inglese. Mi scuso per questo, ma Caroline è secondo anno di dottorato e lavora su questo soggetto e quindi la cosa interessante è la seguente. Tutti fanno una struttura cellulare statica
in due dimensioni, pochi la fanno in tre, ma in più pochissimi la fanno in co-cultura. A me quello che interessa non è coltivare un solo tipo di cellule, mi piace avere delle strutture come questa, in blu è il collagene, queste sono cellule muscolari lisce e sopra voglio avere uno strato di cellule endoteliali. Quindi Karin nel suo dottorato lavora su determinare chi, cosa e quando devo aggiungere cellule endoteliali al fine di tappezzare una parete nella quale ho sviluppato e ho fatto maturare delle cellule muscolari lisci. Guardate questo e poi vi dico cosa c'è. Scusate. Questo è un piccolo filmino. Guardate questa cellula, ad esempio, come si espande, prende posto e poi si fissa. Quindi è proprio contenta di essere all'interno e questa è l'aderenza della cellula endoteliale sulla superficie. Vedete? Diventano confluenti, queste sono cellule endoteliali su una superficie di collagene precedentemente maturata con cellule muscolari lisce. E poi sviluppiamo piccoli sistemini come questo nel quale mettiamo la struttura e studiamo come la cellula endoteliale potrebbe essere rimossa dal flusso o no. Quello che vogliamo è stimolare l'aderenza delle cellule endoteliali. Vi spiego il problema di tutto questo lavoro. Questo lavoro incominciò qualche anno fa, quando uno studente di ingegneria fisica arrivò nel mio ufficio e mi disse: io ho fatto 5 anni di ingegneria fisica e adesso sono stanco di ingegneria, voglio studiare la biologia. E io dissi: cazzo, la biologia, ma noi siamo ingegneri in un dipartimento di metallurgia, le cellule. Nello stesso periodo una studentessa di Novara disse: io sono biologa e voglio venire a imparare i materiali, ne ho piene le scatole e voglio fare un master sui materiali. E io, i due nello stesso periodo, ho preso A, ho messo con B e è venuto fuori C. I due si sono messi insieme e per 3 anni il biologo ha imparato i materiali, il materialista ha imparato il biologo, master di 3 anni. Un master vuol dire in Canada dopo 5 anni o 4 anni di laurea, fai 2 o 3 anni, in generale è 1 anno e mezzo, 2 anni. Questi però in 3 anni hanno pubblicato 5-6 articoli, uno in Nature, e la cosa interessante per un master è che i due hanno fatto nascere questo progetto. E l'idea alla base era semplice. Ragazzi, il collagene costa un sacco. Se andiamo a comprarlo ogni volta da Sigma, non abbiamo abbastanza fondi. E loro dissero: ma perché non lo estraiamo? Ora inventiamo un protocollo per produrre il collagene dalle code di topo. La nostra università è piena di, non di topi, ma è piena di prove cliniche su medicine, su nuovi new drugs development. Quindi c'è un sacco di rati utilizzati in laboratorio, in tutte le animalerie, e noi collezioniamo tutte le code di tutti i topi che venivano. Quindi abbiamo dei frigor pieni a meno 80 di code di topo e 4 volte all'anno ci mettiamo e trattiamo 180-200 code di topo e tiriamo fuori qualche litro di collagene che ci serve per il resto dell'anno. Quindi è un blitz, la chiamiamo un task force, mettiamo tutti gli studenti a lavorare una settimana e tirar fuori code di topo. Ma voi prendete il legamento della coda di topo, è ricchissimo in collagene tipo 1, e lo mettete in acido acetico. Nell'acido acetico distruggete tutta la struttura che l'evoluzione del topo l'ha fatta diventare così rigida e così forte da migliaia di anni o milioni. E quindi poi potete fare tutti i lavoretti eleganti. Ascoltate, per 3 anni abbiamo lavorato su come prendere queste fibrille di collagene, siamo arrivati a studiare l'impilamento dei cilindretti di collagene. Ce ne sono 66, se ce n'è 64 il collagene è denaturato. Quindi vedete, queste sono piccole strutture. Fino al giorno, nel 2006-2007, che una studentessa disse, voglio fare una cultura cellulare sopra sto collagene. Dopo anni che provavamo a reticolarlo, cross-linking, provavamo a strutturarlo con metodi meccanici, fisici, UV, eccetera, senza mai riuscirci. Questa mise delle cellule sopra o dentro e poi il fidanzato venne a trovarla e dimenticò le cellule e le lasciò andare qualche giorno in un surplus di culture medium. Dopo qualche giorno arrivò e disse: butto tutto. No, dico, prima di buttare, tanto andato, verifica cosa c'è dentro. E
trovò questo. Questa è un'immagine geniale. Abbiamo lavorato per anni per avere questa immagine e non siamo mai state capaci. Tutte le fibrille di collagene sono orientate dalla cellula. La cellula è come un ragno che prende il collagene e lo organizza in una struttura che non ci piace perché è orientata radiale, ma era solo una cellula. Ha fatto la sua tela di cellula, non di ragno, ma di cellula. E questo ha dato una struttura al collagene. Per 3 anni avevamo lavorato su 3 tesi per essere capaci di far questo noi, l'uomo. L'uomo non è capace. Ancora oggi quelli che lavorano su collagene, i grandi gruppi nel mondo, UK, Poland, eccetera, non sono capaci di far questo. Le cellule sono capaci. Allora io mi sono detto, da quel punto sviluppiamo un programma di ricerca non per reticolare il collagene, ma per lavorare con le cellule, per farle lavorare per noi, per far strutturare il collagene nel posto nostro. Noi non siamo capaci, ma loro sì. E vedete, la cellula è talmente contenta, quella in viola, che addirittura va in 3 dimensioni a cercarsi il collagene. Quindi va veramente dappertutto. E quindi da lì abbiamo lavorato come possiamo definire il remodellaggio e come possiamo farlo. Abbiamo sviluppato dei sistemi di cultura statica, dinamica, eccetera. Quello che vi voglio mostrare è questo. Questa è un'immagine che trovo veramente geniale. Questo è un mandrino di collagene, nel quale all'interno muliamo, facciamo un molding di una struttura di collagene che, la vedete, è questa. Allora, questo è un gel 99,5% acqua, 0,5% collagene, nel quale ho disperso delle cellule muscolari lisce. Guardate, il diametro è questo, ok? Quindi è un diametro grande. Adesso vi faccio attivare il filmino e lo vedete su una settimana come le cellule all'interiore, siamo statici, non c'è nulla a parte uno scambio di CO2 che si fa. L'azione delle cellule fa shrinking, il collagene sul mandrino, la struttura, il diametro della struttura cade, guardate, 24 ore dopo 50% del diametro è caduto e guardate, è cambiato, quindi è diventata una struttura molto compatta, super compatta, e guardate, questa è la colorazione del collagene, questa è la colorazione delle cellule, questa è la colorazione dell'attina, lattina che viene dalle cellule, questa è la colorazione di tutto insieme. Abbiamo una struttura super, guardate, 500 micron, un millimetro, e siamo partiti da diversi centimetri, di un millimetro di spessore nel quale le cellule sono compattate nel collagene, tutta una struttura unica e è una struttura super ben organizzata. Adesso guardate la manipolazione. Il rosso è un piccolo cilindretto, un'arteria, solo collagene. Il bianco è la stessa arteria, ma collagene e cellule muscolari lisce. Coltivate una settimana, non molto di più. Allora, facciamo una alla volta, così vediamo. Guardate, è un mio studente, Sébastien, lui tira e finalmente, come tutte strutture in collagene, molto fragile, si rompe. Guardate adesso la struttura che contiene cellule solo per una settimana. Questa struttura quindi, innanzitutto è molto più fine, molto più strutturata, tira, rilascia e vedrete che ritornerà. Lo vedete il piccolo, la parte elastica? Quindi c'è un'elasticità nel tessuto. E questa è la prima volta che si osserva una cosa così in struttura di collagene. C'è una certa elasticità. E guardate addirittura qualcosa di un pochino più elaborato, che però vi permetterà di capire. Tagliamo un cilindretto e lo apriamo, perché quando lo apri, se c'è uno sforzo all'interno, si apre con un certo angolo. Lo mettiamo in una soluzione leggermente vasocostrittrice e guardate, automaticamente, non c'è magia qui, non è nessun mago, si ripiega e tranquillamente le cellule esercitano su una superficie contrattata di collagene abbastanza forza per avere una struttura arrotolata come questa. Questa struttura arrotolata, ma andiamo ad alta definizione e vedete, cellule super strutturate nella settimana, collagene ancora un po' dappertutto. Quindi collagene sotto, sopra, vicino alle cellule. E questo è un risultato che ci permette di concludere che
Sì, le cellule muscolari lisce sono capaci di fare un remodelli, sono capaci di ristrutturare il collagene. E adesso cosa ci resta da fare? Beh, ci resta da fare quello che uno dei grandi personaggi in questo mondo, a Georgia Tech, Bob Nairn, diceva: sottomettere le cellule a quella sinfonia di segnali. Quindi cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato tutto un piccolo sistema che non deve far paura, è scritto in francese, ma il piccolo sistema è un dispositivo che chiamiamo bioreattore, quindi una piccola valvola con dei tubi, tutto sterilizzato, una pompa peristaltica, un piccolo camera di compliance, una piccola camera di compliance, un sistema per tenere tutto il liquido a 37 gradi, una lampada per poter guardare su una camera di, su una piccola macchina fotografica o come si chiama, camera, guardare una struttura quindi che è sottomessa a un flusso nel quale possiamo coltivare collagene, cellule, cellule connesse, quindi vuol dire cellule muscolari, cellule endoteliali, fibroblaste, far beneficiare le une delle degli elementi secretati dalle altre, tutto controllato da un computer, e siamo abbastanza fieri di questo. Abbiamo anche pubblicato qualche articolo interessante, tutto ispirato da quello che chiamiamo un po' fetogenesi. Quindi questa è la piccola maturazione che dobbiamo fare prima di poter mettere le strutture. Quindi vedete, non è niente di complicato, eh? Qui è un piccolo motorino di giradischi, dei vecchi giradischi, quelli che c'erano nella mia epoca, 33, 45, 76 giri, o 78 era, quindi possiamo andare a diverso, sterilizzato, nella quale avete una struttura quindi che per qualche ora si fa insomma un po', si permette di girare. Quello che stiamo facendo adesso, che non è ancora pubblicato ma che posso parlarvi, è fare quello che abbiamo visto prima a livello di shrinking, ma con un multilayer. Avere un multi-wall layer, uno con cellule endoteliali, uno con cellule muscolari lisce, eventualmente separate da un'elastic lamina, come nel caso nelle arterie, e quindi avere una double layer o una single layer, dipendamente. La cosa più interessante per voi è questa, guardate, questa è una sezione e questa è longitudinale, guardate, cellule endoteliali sopra, cellule muscolari lisce all'interno, e dopo qualche settimana di maturation avete veramente una struttura che non è ancora ben lontana da quella di un'arteria, ma avete delle cellule in rosso disperse in una matrice di collagene in blu, nel quale avete questa longitudinale e questo, guardate anche questa, e questa invece è cross section, tutto ricoperto da una piccola struttura di cellule endoteliali. Siamo ancora lontani dall'arteria, non chiedetemi quando pensiamo di impiantare. Questo è uno studente in postdoc, perché c'è un indite dietro questo che viene dall'Etiopia e che sta lavorando su queste cose. A livello, li vedete, il SEM ad esempio non permetterebbe di dedurre nulla, la metto sempre per dire, vedete quanto è ricca una struttura in istologia rispetto a una struttura in microscopia. C'è tutto un grosso discorso da fare, ma non voglio mettere molto tempo su questo, sulle proprietà meccaniche. La maggior parte della gente purtroppo testa queste strutture ancora a rottura. Invece quello che vogliamo è indurre un'elasticità. Vogliamo che si deformi e che torni indietro x volte per mesi e per anni. E quindi quello che facciamo è un piccolo test interessante che secondo me è futurista. C'è addirittura qualcuno che vorrebbe mettere un brevetto, io penso che è esagerato. Facciamo test in sistemi acquosi e un test, lo vedete, a cycling. Facciamo dei ciclaggi in configurazione longitudinale. Passiamo sui risultati, non voglio annoiarvi con questo, se poi volete ho articoli e tutto. E questa è una cosa veramente interessante. Chi lavora col collagene sa che se comprimi una struttura di collagene, che è 99.9.5% di acqua, l'acqua esce, ma noi no. Con le cellule permette di l'acqua rimane all'interno, quindi è vincolata dalle cellule. E questo, guardate ancora, ve lo faccio ripassare. E volevo farlo ripassare. E quello che è veramente interessante è, guardate, quindi al ciclaggio si deforma ma poi torna alla struttura iniziale, e questa è una cosa veramente interessante anche per applicazioni come menischi, cartilagini, eccetera. Eccola, è lei.
fatto un piccolo progetto finanziato da diverse, a livello internazionale, da diverse istituzioni a livello internazionale. L'idea è il collagene interessante, ma se fossimo capaci di aggiungere dell'elastina per dare elasticità ai tessuti sarebbe interessante. Quindi lei in biotecnologia sintetizza degli HELP, Human Elastin Like Polypeptides, a azione controllata, e quindi questo l'ho messa perché mi sono detto probabilmente vi dà l'idea come gemellare un cubano che lavora sull'elastina con un'italiana, probabilmente darà qualcosa di interessante. E poi adesso c'è una studentessa slovena che va e viene tra Trieste e l'Italia. L'ultima cosa è come poi in fondo potete utilizzare questo, e questo lo facciamo con diverse studenti in Brasile, attualmente ne abbiamo tre, questa è Giovanna, ma c'è anche Giuliana e c'è anche Marianna, sono tre studentesse che vanno e vengono tra Brasile e Canada per lavorare su gemellaggio di strutture come chiedeva lei, quindi più piatte o tridimensionali con una molto sottile, contenente diversi tipi di cellule per fare ad esempio prodotti. Il Brasile, pensate, non ha in commercio un wound healing, un patch di ad esempio per le persone bruciate o altro disponibile sul mercato di produzione brasiliana, e allora non è una cosa molto complicata. In conclusione, quello che volevo dire per voi è: tutto ciò che è scaffold e tutto ciò che è interessante, vedete, ancora una volta trovo, magari è un po' pretenzioso, ma non credo, trovo che pensare diverso ripaga. Nel senso, se tutti fanno scaffold porosi e poi mettono cellule, perché non rimettere in questione l'approccio e dire ma voi fate, ma noi facciamo diverso, noi prendiamo del materiale, mettiamo subito le cellule e le cellule ci aiuteranno a comporre con un materiale. Il risultato finale è un materiale vivente, quindi questa è una cosa interessante. Quello che volevo anche proporvi è il ciclo di coltura interessante, quindi pensare, io mi dico sempre ai miei studenti, dobbiamo ispirarci della fetogenesi, della genesi di un feto, non è che il primo giorno c'è tutto all'interno di una della placenta, arrivano con cose graduali. Io credo veramente in quello che diceva Cicerone, l'essere umano può fare tutto se lo vuole, e questa è una cosa veramente interessante. Tra le altre cose che facciamo, ci piace organizzare conferenze, quindi vi invito a book your agenda, maggio 18, cosa farete in 2016, 18, 22 maggio, per favore andate sul vostro telefono intelligente e dite sarò in Canada perché c'è il congresso mondiale di biomateriali, l'anno scorso era in Cina 3.000, noi pensiamo di essere capaci di avere 4.000 persone a Montreal in Canada dal 18 al 22 maggio 2016, e anzi vi chiederei di più, fate come me, andate sul sito web. Pensate voi che abbiamo proposto il Canada nella conferenza del 2008, quindi sono già in fondo quasi 6 anni che lavoriamo per questa conferenza, che pertanto sarà tra 3 anni, quindi alla fine avremo lavorato 9 anni per questa conferenza, non a tempo pieno. Ma andate sul sito web e per favore telecaricate la slide, è già disponibile, e siate i nostri ambasciatori nelle vostre conferenze locali ed eccetera. È veramente una cosa che vogliamo fare, quindi ci sono banners, ci saranno ancora più banners, quindi locandine, volantini, slides. Se avete bisogno di più, mandatemi un'email, abbiamo dei siti web sui quali potete telecaricare degli filmini di 30 secondi, 2 minuti, fino a 2 minuti, tutto gratuito, e anzi vi ringraziamo e ci ricorderemo di voi nel congresso mondiale, soprattutto se ci partecipate. Quindi credo che sarà un bel evento con tante cose nuove eccetera. A me piace parlare, dico sempre, io sono quello che racconto le storie, ma le storie poi sono le altre che le fanno. E allora tra tutti questi studenti che sono abbastanza qualche settimana fa, vi ricordo qualcuno interessante. Tutto quello che vi ho proposto sui metalli degradabili è Agung dall'Indonesia, che è un po' l'artefice di tutto questo. Stefano è il nostro fisico, Jean è il nostro biologo, Lucie è la nostra microbiologa, e Pascal, credo che non c'è qui, vedi,
vedete, non c'è, ma Pascal è la nostra chimica. SOE, materiali degradabili, sono tra quelli forti. Sébastien, quasi tutto quello che vi ho fatto vedere tra collagene e cellule. Sébastien viene da Francia-Algeria, Agung viene da Indonesia, c'è anche qualche canadese, qualche francese, iraniani, eccetera. Come sempre le idee sono belle, ma ci vuole qualcuno che paga, che sovvenziona, quindi siamo fortunati, abbiamo compagnie, abbiamo enti nazionali e questa è una cosa che sono veramente molto fiero, la nostra forza sono veramente i nostri studenti e sono, mi sento sempre privilegiato ad avere la fiducia di 20-25 studenti che parlano 23 lingue, rappresentano 7 religioni, vengono da 13 paesi e che è in questo misto di identità, culture, nazionalità che troviamo insieme ogni giorno l'ispirazione richiesta per spingere l'innovazione in chirurgia e nei campi connessi. E quello che è veramente bello è avere gente di nazionalità, religioni diverse, Vanessa e tutto quello che è nanocoating con Eleonora e con Olivier e con Maxim, che non vedo ma ci sarà, che sono gli artefici ad esempio di tutto quello che è nanocoatings. Livia è l'altra italiana che per il momento c'è, con Carlo, se vedete Carlo, sono i due italiani, vengono lei da Roma, lui dall'Abruzzo e tengono alta l'Italian flag in questo, ma abbiamo anche... Questo è veramente un privilegio perché non credo che sarebbe la stessa cosa se non avessimo studenti che vengono da paesi così diversi e con esperienze di vita e scientifiche così complementari. Quindi credo che per oggi ho finito, sono un po' in ritardo, mi piace parlare, mi piace così, quindi spero che non è troppo di ritardo per voi. Domani sarò più concentrato magari su proprietà intellettuale, eccetera, però possiamo tornare sui concetti di oggi e invece mercoledì sarà più veramente survival skills, tutto ciò che non ho mai detto. E questa è una cosa che veramente mi intriga perché la scienza è interessante ma non è solo la scienza. Poi nel laboratorio quello che non fa andare sono i piccoli conflitti, la studentessa algerina che vuole mettersi il velo e la francese che viene sempre in minigonna, le due che si trattano in maniera... in fondo è bello, sul momento no, oggi però ci ripenso e dico un giorno dovrò scrivere un libro su questo. E quindi vedete, in fondo è questo che tiene poi, che fa vivere il lab. E questo è interessante. Se avete domande mi fa piacere, se no domani o pomeriggio, quando volete. Io ho un'ultima domanda, ma prego. Se, parlando di scaffold, lei ha parlato anche di wound healing, se pensate di funzionalizzare o se lo ritenete necessario funzionalizzare gli scaffold anche con dei fattori di crescita o altri fattori a rilascio controllato che possano poi eventualmente anche aiutare, se vogliamo, l'impianto di aiutare proprio in vivo l'impianto di uno scaffold. Ah, l'idea è super bella, certamente. Io credo sempre che, ad esempio, per il Brasile, quando ho una cattedra di ricerca in Brasile per 3 anni, quindi spesso mi chiedono cosa penso, eccetera. Io dico sempre, ma incominciate con le cose semplici, incominciate a idratare la plaie, e incominciate a idratare la parte bruciata. E poi è chiaro che è interessante a fattori antibatterici, ma anche fattori citochine o fattori di crescita o fattori stimolanti o anche semplicemente stimolatori di ricrescita, eccetera, VGF o altre, potrebbero essere, no, sicuramente sono azioni interessanti. E il punto fondamentale che c'è sempre da chiedersi è quando poi qualcosa viene disponibile in farmacia, ci vuole la cultura dietro per evitare ad esempio le uncontrolled grow of scars, for example. Quando si mette VGF, eccetera, spesso non è specifico, quindi si promuove la crescita di tutto e poi ci possono essere cose magari non belle dal punto di vista estetico, eccetera. Però, chiaro, il mondo va verso il personal medication, quindi una medicina che è individuale con ogni problema. Questo è certo, sì. L'idea è quella, non è che ci siamo oggi, ma andiamo verso qui. Ok, grazie, grazie professore. A voi. Grazie a voi.
Dalle facce che vedo qui mi sembra che tutti sono rimasti affascinati dalla... Non sono dormito, questo è già positivo. Hanno interagito e magari qualcuno lavorando anche su cose diverse comunque ha trovato uno spunto. Io volevo ricordare, come ha detto il professore, che domani ci sarà un altro appuntamento e volevo dire soprattutto a quelli che erano oggi in streaming che non sarà in streaming, giusto? Quindi chi ha piacere di continuare questi incontri domani e dopodomani, di venire qui all'Ibil nella classe Fermi per poter essere tra di noi e avere, godere anche la possibilità di una interazione più fisica, più presente. Come? Domani probabilmente saremo in Galilei. Ah, domani saremo nell'aula Galilei, che, ma dov'è? Che è sempre in questo edificio. Ah, ok, è un'altra aula ma sempre qui all'Ibil. E l'evento sarà il pomeriggio, quindi dalle 3 alle 5 e poi il successivo sarà giovedì dalle 9 alle 12. Volevo ringraziare oltre al professor Mantovani a tutte le persone presenti qui per essere stati partecipi, per chi è in streaming, anche chi ha reso possibile e rende possibile la realizzazione di questi seminari, di questi incontri. E quindi Laboratori dal Basso, MRS, l'Università del Salento, le nostre associazioni The Cube e Biobang, Regione Puglia, Arti e spero di non aver dimenticato nessuno, ma grazie a tutti e spero di vedervi tutti domani.